Buonasera e bentornati nella mia cucina. Vi invito a seguire il mio canale, a iscrivervi, a guardare i miei video, a commentarli e a condividerli sulle vostre pagine nei social. Allora, questa sera faremo della pasta con ragù di polpo. Abbiamo qui un polpo di circa 500 grammi, acquistato alla pescheria Sette Mari di Sette Bagni, da Max, anche lui è uno chef. Abbiamo un trito di scalogno, prezzemolo e due spicchi d'aglio. Abbiamo dell'estratto di datterino biologico di Manzana, estratto con il nostro estrattore, e un calice di vino bianco. Vedete, ora è fresco, ma lo porteremo a temperatura ambiente perché si sfuma con il vino a temperatura ambiente. Alla salute, a dopo. Allora, mettiamo a soffriggere in 7-8 cucchiai di olio extravergine d'oliva i due spicchi d'aglio e lo scalogno. E facciamo insaporire bene il nostro olio. Nel frattempo abbiamo fatto la nostra datolata di polpo. Chiaramente i tentacoli più grandi faremo dei pezzettini più piccoli fino a scemare nella parte più fina che potremo lasciare dei pezzettini più grandi. Fuoco basso, senza bruciare lo scalogno e l'aglio. Facciamo insaporire, sentite che profumo. Dai, sforzatevi. Facciamo insaporire bene l'olio. L'olio è l'olio del compare di Montelibretti, olio extravergine d'oliva, fantastico. A questo punto togliamo l'aglio e mettiamo la nostra datolata, eccola ragazzi. Ora facciamo rosolare il nostro polpo a fuoco medio. Aggiungendo per il momento solo il pepe. Abbiamo messo anche del peperoncino macinato, ma non vi fate sentire dai nostri commensali. Lasciamo rosolare per qualche minuto, eh? Vedete il polpo sta rosolando? È come quando fate il ragù con la carne. Però la carne è macinata e qui adesso abbiamo fatto una datolata. Ora sfumiamo con il mezzo calice di vino. E mandiamo a fuoco vivo aspettando che evapori l'alcol. Ecco, il polpo ha rilasciato i suoi succhi che sono evaporati insieme al vino. Ora aggiungeremo la nostra polpa. Diciamo che ha già cotto in 30-35 minuti. E continuerà a cuocere per circa 40 minuti. Dopo
con il coperchio. A dopo. Ecco il nostro ragù, ragazzi. Denso. Che spettacolo, guardate. Assaggiamo. Che spettacolo. Mettiamo sull'acqua per la pasta. Ecco l'acqua a borbotta. Buttiamo giù i paccheri di Gragnano trafilati al bronzo. Tempo di cottura 13 minuti, toglieremo un minutino prima. A dopo. Ecco i paccheri, ragazzi, sono cotti, eh. Un altro minutino in padella e vai. Eccoli. Aggiungiamo il prezzemolo. Guardate che spettacolo. Ringraziamento ancora a Max della Pescheria Sette Mari che ci ha pulito il polpo verace. Guardate, spettacolo vero.